Buonasera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco, una puntata che si vuole proiettare nei prossimi mesi. Ricordiamo che, come ben saprete, che ad Arezzo ovviamente ci sarà il rinnovo della giunta, chiaramente del sindaco, quindi si tornerà a votare per decidere chi andrà a governare Palazzo Cavallo, e allora vogliamo capire che movimenti ci sono, anche con chi magari già si è fatto avanti con qualche velleità per le prossime elezioni, o con un'associazione, o già insomma con idee di candidatura. Vado a salutare intanto il direttore della Casa d'Energia, Fabio Mori, che come sempre ci dà il via, e poi presentiamo gli ospiti. Grazie. E quindi che cosa ti aspetti tu? Ancora c'è tempo, però che cosa ti aspetti da questo nuovo sindaco? Allora, innanzitutto queste puntate poi politiche, dove si vengono presentate nuove liste, si presentano nuovi movimenti cittadini, sono le puntate che io preferisco, insomma, anche perché sono movimentate, si vede un bel confronto, fanno audience, poi, per parlare anche in termini televisivi. Ecco, io non so poi bene la lizza come sarà, diciamo, come sarà combattuta, quindi quali saranno le liste, ora vediamo, ci sono degli anticipi. Io però mi auguro una cosa, che il sindaco che verrà stia più attento ai servizi pubblici, cioè nel senso, noi ne abbiamo visto negli ultimi anni chiudere, ahimè, molte attività che all'interno della città rappresentavano un servizio al cittadino, erano vicini al cittadino, come per esempio il servizio di Sportello Giovani, la Casa delle Culture, e altri servizi che erano un po', diciamo, a mezzo anche tra il pubblico e il privato, se vogliamo, con il sussidio di associazioni o di, diciamo, di enti di categoria, come un po', diciamo, è anche Casa dell'Energia. Ecco, io vedo che Casa dell'Energia in questo momento sta dando tanti servizi al cittadino, sta in qualche modo avendo una eco importante all'interno della città e rappresenta anche una longa manus dell'amministrazione nelle buone pratiche da, in qualche modo, da irradiare al cittadino. Mi auguro che la giunta che verrà in qualche modo starà attenta a questi tipo di, a questo tipo di realtà, e in qualche modo gli dia il suo sussidio e appunto faccia sì che crescano questo tipo di attività, perché permeano il territorio e si avvicinano al cittadino. Bene, grazie Fabio. E allora andiamo a salutare Alessio Alterini dell'Associazione Civitas Etruria Arezzo, benvenuto. Poi Angelo Rossi, consigliere comunale di Forza Italia e segretario di Arezzo nel Cuore, questo nuovo soggetto di cui poi ci parlerai. Poi saluto Simon Pietro Palazzo, presidente dell'Associazione Buonasera. Amici della Libertà, e Piero Franchini, che ci aiuterà nel dibattito. Ripartiamo da quello che ci disse il sindaco di Arezzo due settimane fa, ricandidatura, non ricandidatura. Sentiamo questo passaggio dove non solo non escludeva, ma apriva, dice, se qualcuno me lo chiede, no? Certo. Di questa possibile lista, qui parliamo di regionali, una possibile lista di centrodestra guidata da un primo cittadino, insomma, se me lo chiedono, insomma, dispiacere che non gli fa. Ma no, lui accetta. Lui accetta, insomma, accetterebbe era subito. Propenso, sentiamo questo passaggio e poi iniziamo. Non c'è dubbio che se il centrodestra si vuol porre il tema della conquista della regione toscana a livello amministrativo, non possa che cercare di candidare uomini, e fra questi ovviamente il presidente, che meglio di altri hanno operato nei territori della Toscana. E credo che in questo tipo di scelta, la scelta di un sindaco rappresenti, a mio modo di vedere, una scelta oculata, perché oggi i sindaci sono massimamente visibili, sono coloro che portano le responsabilità per i propri territori in vari ambiti, dalla sicurezza alla crescita economica, alla cultura, al turismo, alla capacità di gestire la cosa pubblica in termini di aziende partecipate, ai servizi. Quindi sono gli uomini che più di altri possono essere visti, e se hanno ben operato, secondo me, hanno nel loro cromosoma anche la possibilità di ben figurare, di ben operare per quello che riguarda una scelta alla presidenza regionale. Questo non vuol dire che ambisco. Certo, se qualcuno me lo dovesse chiedere, Alessandro Ghinelli a disposizione del centrodestra per quelli che potranno essere gli obiettivi migliori per i quali si può spendere. In primis la mia città. Io ho fatto un contratto con gli aretini 5 anni fa, mi hanno eletto, e ho fatto e continuerò a fare fino all'ultimo giorno il sindaco di Arezzo nel miglior modo possibile. Ho dato disponibilità a una ricandidatura che mi è stata sottoscritta da tutte le forze politiche che hanno contribuito alla mia elezione nel 2015, però se qualcuno, e sapete benissimo che è stato chiarito che il tavolo che deciderà la candidatura alla presidenza della Regione Toscana non sarà un tavolo regionale ma sarà un tavolo nazionale, se a livello nazionale le forze di centrodestra dovessero in qualche maniera pensare che un sindaco è il soggetto migliore per poter
rappresentare tutto il centrodestra alle elezioni per la Regione Toscana. E se per caso questo sindaco dovesse essere Alessandro Ghinelli, io sono a disposizione. Chiedo ad Angelo Rossi, che cosa, così a freddo, che cosa vuole fare veramente, se lui l'ha capito, il sindaco Ghinelli, nel senso che gli è stato chiesto di ricandidarsi, almeno stando a quello che era trapelato in questi mesi dalle forze che l'avevano sostenuto nel 2015, poi ci sono queste indiscrezioni, no, che dicono di una possibile candidatura in regione a cui lui, insomma, sarebbe aperto, quindi si è capito, insomma, che cosa vuole fare dal punto di vista di Angelo Rossi, da quello che ha percepito. Ma devo interpretare le intenzioni, sì, di Alessandro Ghinelli, sì. Cioè, è qualcosa di difficilissimo, se permetti. Cioè, io sentivo quello che ha detto, lui ha dato la sua disponibilità per la regione, mi sembra una persona eccezionale, adattissima a fare il candidato presidente, per quanto mi riguarda, quindi, cioè, perché glielo auguro, insomma. Ha governato bene come sindaco? Ma diciamo questo, che allora non si può dire assolutamente che è stato un governo fallimentare o un governo che anche negativo, è un governo che ha operato bene. Gli dovessi dare un voto a questa giunta, diciamo così, al governo cittadino, gli darei 7, non 10, non 9, neanche 8, ma 7 sicuramente. Cioè, è stata una giunta che ha operato bene in moltissimi settori e si poteva fare di più, sicuramente si poteva fare di più, e ci auguriamo che in futuro si cambi marcia e si ingrani, diciamo, una marcia superiore, si arrivi a un 9-10. Però no, chi dice che è una giunta fallimentare, che non funziona, che va tutto male, non sono io, insomma, credo, penso. Civitasetura Arezzo, ecco, perché nasce e con quale ambizioni? Civitasetura Arezzo, il progetto ora è già da qualche tempo su cui ci lavoriamo. Noi nasciamo come un'associazione civica. Facciamo della forza e del percorso che abbiamo costruito, siamo partiti dall'ascolto. Quando si incomincia ad andare in giro per la città, quindi a coinvolgere lì gli operatori economici, se non chi vive la città, quindi i cittadini come noi, e ci si rende conto che forse si poteva fare qualcosa di più, ma che ci sono appunto delle persone che vogliono mettere il suo contributo di idea a disposizione della città. Ecco come nasce Civitas Etruria. Civitas Etruria è un laboratorio civico, un laboratorio di idee in cui si porta dei contributi, in cui si cerca di andare a risolvere quei problemi che hanno a che fare tutti i giorni con la nostra realtà quotidiana e che ci scontriamo. E quindi dare un contributo in termini di idee. Infatti noi, in maniera diversa, no, cerchiamo di proporre delle questioni in maniera del tutto graduale. Noi creiamo un manifesto di intenti, e su questo manifesto di intenti da questo partirà un programma. Verranno declinati vari punti che toccheranno naturalmente comparti importanti, parlando del lavoro, della sicurezza, che oggi è molto sentita, del discorso economico. E quindi cercheremo di dare una visione d'insieme. Da quello che emerge da questi nostri primi incontri che abbiamo fatto appunto con i cittadini, la sostanziale novità che vorrebbero, oltre una maggiore vicinanza dell'organo comunale alle tematiche quotidiane, quindi un rapporto più chiaro, più trasparente, più diretto, quello che serve è sicuramente creare un circolo d'insieme. Cioè, abbiamo capito che ogni comparto spesso trova delle soluzioni se si trova un circolo vizioso, cioè quindi se il coinvolgimento, cioè addirittura ci sono tante, tante cose dalle più disparate a volte, no? Che uno sta ad ascoltare e sta a sentire. Addirittura ci sarebbe proprio anche la volontà di partecipare attivamente a quello che è il bilancio partecipato, cioè i cittadini vorrebbero capire dove spendono, come vengono spesi i loro soldi, se possono essere spesi meglio e se questi sono spesi bene. Quindi questo è il progetto, parte da una fase di ascolto, termineremo questa fase di ascolto e elaboreremo un programma condiviso con la città. Simone Pietro Palazzo, la giunta Ghinelli ha mantenuto le attese? Ma io penso che la giunta Ghinelli nel suo complesso merita anche più di un 7, perché ho una buona memoria, ricordo i 9 anni e mezzo dei governi cittadini precedenti, dove il lamentarsi, l'arrabbiarsi era molto più frequente di quello che è oggi. Stanno partendo tanti cantieri, se la mattina andiamo tutti quanti a lavorare un minuto prima e o stiamo più un minuto prima con i nostri figli è un bene, e spero che, come diceva anche Angelo Rossi, sia un'amministrazione che va ancora a progredire.
Vedete, l'amministrazione di un comune o di un ente pubblico a parole è molto semplice, bisogna fare, bisogna fare, bisogna fare, bisogna fare. L'elenco dei desiderata è lunghissimo. Dopo ci si scontra con la normale quotidianità e con la realtà. Tutto è migliorabile, però vi faccio un esempio, siamo sotto finanziaria, basta che cambi un capitolo di spesa della legge finanziaria e i comuni si ritrovano senza risorse. Bene, dopo possiamo avere i migliori sindaci, i migliori illuminati di questo secolo, ma senza denari pubblici le amministrazioni comunali muoiono. Lo vediamo quotidianamente nei piccoli centri e penso che l'amministrazione sia brava quando riesce a trovare risorse extra. Ad esempio, io come tutti i cittadini adoro, soprattutto come quelli come me che hanno una storia cristiana, cattolica, il periodo delle feste, no? Ad esempio siamo vicini al Natale, tra 7 lunedì e Natale, a metà novembre Arezzo tornerà in un circuito nazionale di visibilità turistica grazie all'idea di Arezzo in Tour. È chiaro, sono vetrine, sono i primi passi di un turismo che ancora in Arezzo deve essere implementato e scoperto, però sono cose che prima non c'erano. C'erano iniziative spot che duravano quel giusto l'evento e poi finivano lì. Intanto stiamo imparando a vedere che Arezzo, oltre ad essere una città capitale del manifatturiero, è una capitale che può anche dare nella Toscana meridionale degli ottimi risultati e portare vicino a sé altre realtà. Chiudo dicendo che una volta da Arezzo, da capoluogo, si fuggivano. In Val di Chiana si andava verso Siena, verso Perugia, in Val Tiberina verso Perugia, nel Val d'Arno, nel Casentino verso Firenze. Ad oggi, se la gente invece inizia a tornare verso il capoluogo di Arezzo città, penso che di qualcuno sia il merito e non sono cose che avvengono per caso. Piero, anche da commerciante, tu che bilancio fai, che percezione hai? Ma dunque, io credo che, così, diciamo che tutto sommato, poi le cose non sono andate così male come molta gente dice, però c'è sempre da parte di tutti quelli che ci hanno governato fino ad ora un discorso che è quello di appunto di tener poco conto di chi, diciamo, tutti i giorni presidia la città. Vale a dire, gli imprenditori che tutte le mattine aprono i loro sportelli, diciamo così, e per tutta la giornata sono lì a presidiare e ad ascoltare e a vedere tutto ciò che succede. E spesso ci si dimentica di queste cose, e come così ci si dimentica appunto di essere vicini ai cittadini, perché noi abbiamo visto purtroppo che certi servizi sono mancati, cioè è chiaro che sono state fatte anche delle cose buone, però sono mancati anche dei servizi che sono appunto quelli delle strade, che sono stati quelli appunto delle famose buche, perché ce ne sono state tante. Ce ne sono state, poi magari non tutto sarà colpa dell'amministrazione, come ad esempio c'è per un periodo di tempo mancata la pulizia nelle strade, perché effettivamente poi dopo chi doveva farlo non ha fatto il proprio dovere, e questo è un altro discorso, ma comunque sia, chi deve presidiare a tutto ciò deve essere sempre l'amministrazione comunale, quindi c'è, perché tra l'altro il sindaco è anche presidente dell'ATO, quindi voglio dire, ecco, magari tirare le orecchie qualche volta l'ha fatto, però magari anche di più tirare le orecchie a qualcuno che doveva stare più attento alle cose era importante. E quindi io quello che dico oggi a questi nuovi che cercano di prima di tutto gli faccio gli auguri, perché bisogna dire che hanno coraggio in un momento in cui magari le cose non è che stanno poi, diciamo, andando così tanto bene, quindi chi è che va a prendere queste, chi va, diciamo, a prendere questi incarichi certe volte va a prendere delle gatte da pelare, quindi è come si dice noi, e quindi gli faccio gli auguri, però ecco, gli raccomando soprattutto di, ecco, fare attenzione a chi tutta la giornata sta nella città e, come si dice, la guarda, perché onestamente credo che si dia anche un servizio di sicurezza, di tranquillità, di serenità, e che poi magari qualcuno ce la deve dare anche a noi, perché certe volte noi ci esponiamo e facciamo anche di più di quello che ci compete per cercare di dare sicurezza ai nostri clienti, ai nostri cittadini, quindi ecco. Quindi quello che dico è questo. Quindi questa è stata
non una cattiva amministrazione, però io spero e credo che si possa fare di meglio. Era interessante il discorso, no, sulla trasparenza, una delle istanze che appunto, no, è emersa da questi vostri incontri, da questi vostri ascolti. Si può, ecco, approfondire meglio in che senso la trasparenza? Intendiamo, cioè, è chiaro che naturalmente quando si va ad amministrare la cosa pubblica, cioè, bisogna amministrarla, io dico, come si dice, no, è l'usuale, come il buon padre di famiglia, quindi la sostanza è quella che il comune si amministra come fosse la famiglia propria, con una doppia responsabilità, con la doppia responsabilità che tu hai delle risorse che gravano sui tuoi cittadini che ti hanno scelto per amministrare la città e queste le devi indirizzare in maniera chiara, coerente e che sia verificabile. Io credo che a oggi come oggi la politica, se non fa un passo verso dal passare dalle parole ai fatti, nel senso quello che conterà è quello che veramente si fa, come si fa e come si vengono portati a casa i risultati. Cioè, immaginare il libro dei sogni può essere facile, però bisogna dare gambe ai progetti che si intendono realizzare per il futuro di Arezzo, ma in maniera nella più massima linearità e correttezza possibile. Questo è la trasparenza che io la metto di pari passo con la meritocrazia, perché se ai giovani togliamo il merito, togliamo la prospettiva. Una cosa che mi ha colpito è che, parlando anche con tanti ragazzi, vengono a dire: io non ho, la cosa che mi dispiace maggiormente della mia città, che so facilmente che dovrò andare fuori per trovare occupazione, per trovare lavoro. Questo è un concetto brutto, è un concetto negativo, vuol dire togliere la prospettiva ai giovani, e se si toglie la prospettiva ai giovani poi si parla del nulla, perché poi a quel punto viene a meno tutta una serie di un volano che si può innescare per portare poi produttività e via discorrendo. Però, facciamo l'assist ad Angelo Rossi, sono mancati un po' diciamo, politiche per i giovani in questi anni, che, anche se il comune, ovviamente le competenze del comune poi è un po' complicato, no? Perché ovviamente il comune non crea direttamente occupazione, però ovviamente con certe politiche si possono creare presupposti, no? Magari per facilitare investimenti, insediamenti, eccetera, eccetera. Ma sulle politiche giovanili si è fatto poco. E questo è piuttosto evidente, perché allora il discorso tutto tondo quando si parla di politiche giovanili c'entra anche la cultura. A livello culturale secondo me è stato fatto un programma veramente buono, con degli grossi investimenti e delle cose che hanno anche funzionato bene. E sia la Fondazione Intour che l'altra Guido d'Arezzo hanno operato nei loro campi anche in maniera buona. Quello che è mancato è sicuramente una prospettiva più a 360 gradi, perché sono, specialmente la Fondazione Guido d'Arezzo, ha operato settorialmente in delle cose specifiche che secondo me hanno avuto un impatto relativo, specialmente a quello che dicevi tu, cioè per quanto riguarda le politiche giovanili, che non sono, io non ho visto molte cose, anzi direi pochissime. Quel poco che c'è è di iniziativa di privati o comunque sia di associazionismo. Penso al Mengo Festival, ad esempio, che lavorano benissimo, fanno un festival che porta migliaia di persone, che vivacizza i giovani, però insomma sono qualcosa di assolutamente indipendente. Cioè le cose migliori vengono da fuori dalla prospettiva comunale. Questo, secondo me, bisognerebbe cambiare anche un po' quest'ottica e lavorare più a 360 gradi, perché la popolazione c'è di tutte le fasce d'età, insomma. Simone Pietro Palazzo, come mai questa lacuna? Ma io rimango un po', diciamo, sempre interdetto quando si parla di politiche giovanili in maniera spicciativa, sì, e con formule facili. È un problema complesso. Oggi si è giovani forse troppo presto. Noi genitori, io ho una ragazzina di 11 anni che, se dico bambina, cioè si arrabbia, una volta 11 anni ancora sarà bambini. E il mondo, come dire, ha due velocità, no? Una locale e una globale. Io penso che il vero obiettivo delle politiche dei giovani sia la formazione e il lavoro. Quando qualcuno dei nostri amici diceva i ragazzi scappano, ma bisogna farsi anche un esame un attimo oggettivo di quello che offriamo. Non è che uno scappa perché Arezzo è brutta, è bella, è carina, è perché molto probabilmente non ci sono delle offerte formative importanti. Molti non conoscono, ad esempio, che abbiamo un polo universitario molto all'avanguardia e fanno lezioni telematiche col Politecnico di Milano. Molto probabilmente tra oggigiorno un ragazzo che esce da ingegneria e uno che esce da
conservazione dei beni culturali, bisognerebbe far presente che alcuni tipi di indirizzi, e questo ci vuole l'orientamento, la formazione, molto probabilmente sono più purtroppo forieri di disoccupazione rispetto ad altri. Io sulla scuola, ecco, bisognerebbe fare una, mi piacerebbe una puntata specifica su questi aspetti, perché purtroppo non è un problema aretino, è un problema della società, dove abbiamo una scuola che informa, ma una scuola che non forma. La prova è provata è che quelle poche scuole che lo fanno sono delle eccellenze. Ieri il presidente di Estra, Francesco Macri, ad esempio, era a Siena con una scuola nella Val d'Elsa, se non ricordo male, ITS, che durante la fase di preparazione degli studenti alla fine seleziona quelli che già lavoreranno in Estra. Cioè, quindi l'azienda si pone il problema di creare già dalla fase della scuola colui o colei che sarà assorbita nell'organico di un'azienda. Questo manca, manca l'integrazione tra il lavoro e la scuola. Il divertimento oggi è variegato, per me non è stare tutto il giorno davanti al telefono, per qualcuno lo può essere, basta girare in giro anche mentre si guida si vede sempre gente col telefonino in mano, no, purtroppo, che è anche pericoloso, quindi magari andrebbe stigmatizzato come atteggiamento. Ma al di là di questo, Arezzo sicuramente, e mi fa piacere che un po' l'ho sentito da tutti, è una città molto più viva di quello che era una volta. Perché questi tanti eventi, è vero, sono un po' l'humus, sono le prime iniziative, sono investimenti che in cultura non è l'investimento che ti do il capitale e lo riprendo con gli interessi. Investire in cultura vuol dire dare sperando che la cittadinanza si arricchisca di quello che recepisce. Quindi va sempre un po' declinato. Se si parla di giovani e lavoro, io ho espresso quello che è il mio pensiero. Io vengo da un'esperienza di 5 anni in consiglio provinciale, avevamo all'interno tantissime partecipate che si occupavano di parlare di tematica di professione, scuola e lavoro, e vi dico che molto spesso nella regione toscana, e quindi accaduta negli organi amministrati dal centro-sinistra in Toscana, era solo un tirare molto spesso a campare e far passare quella formazione di quel professore piuttosto che quell'altro. Quindi questo, diciamo, è un po' la storia che spero. Abbiamo iniziato parlando di regionali, no? Spero che possiamo iniziare a cambiare già dall'anno prossimo. Torniamo tra poco. Di noi insieme dalla Casa dell'Energia, ci stiamo avventurando in quella che sarà quello che sarà il confronto politico per le elezioni comunali. Oltre ad Alessio Alterini per Civitas Etruria Arezzo, conosciamo anche Antonio Cuccato. Allora, cosa diciamo in più di questo nuovo soggetto che esprimerà anche un candidato sindaco? Allora, io spero di sì. Innanzitutto ringrazio TV Arezzo che ci dà la possibilità di poterci fare conoscere bene, ma io concordo in gran parte con quello che hanno detto i colleghi qui presenti. Io lavoro con i numeri. I numeri al momento, gli ultimi dati che ci sono su Arezzo sono un pochino impietosi rispetto a quello che viene comunque dipinto positivamente o in parte positivamente da loro. Arezzo mi risulta sia al 16° posto in Italia per consumo di stupefacenti. È un problema molto importante che coinvolge i giovani, coinvolge la cittadinanza, coinvolge tanti quartieri. Come ha detto Alessio e come hanno detto anche gli altri, noi dobbiamo in qualità di liste civiche essere vicini, molto vicini agli abitanti, cioè proprio ai cittadini. Noi dobbiamo essere presenti. Il sindaco, si parlava prima di quello che può essere la figura del sindaco. La figura del sindaco deve essere presente, molto più presente fra la cittadinanza. Girare nei vari quartieri, ascoltare quali sono le necessità dei quartieri. Diceva bene il collega, anche il commercio, via Vittorio Veneto piuttosto che Corso Italia, parlando degli estremi, di dove ci sono molti negozi stranieri piuttosto che dove c'era una volta il negozio, quel vero negozio di Arezzo. Cioè, noi dobbiamo cercare di capire quali sono le necessità della cittadinanza. Ascoltare con Alessio e altri componenti la Civitas Arezzo abbiamo in mente di fare proprio delle presenze, cioè dell'organizzare delle presenze nei vari punti della città per sentire le mamme cosa ne pensano degli asili, delle rette degli asili, vicino alle scuole per capire che cosa gli studenti, di che cosa gli studenti hanno bisogno, e commercianti, sentire i commercianti perché alcuni si lamentano di che cosa
ci può essere bisogno. Cioè, secondo me la lista civica, secondo noi la lista civica deve essere a servizio del cittadino. Capire quali sono i bisogni del cittadino e di conseguenza cercare di risolvere dove risolvibili i problemi. E poi portarli anche chiaramente poi nel palazzo. Insomma. Certamente, certamente, portarli nel palazzo. Diciamo che quello che ha fatto la Giunta Ghinelli, come diceva Angelo Rossi, è positiva. Il voto che ha dato lui, secondo me, è un voto giusto. Non è solo una sufficienza, ma non è nemmeno un bel voto. Si può fare meglio, ma sempre si può fare meglio, perché anche col 10 si può fare 10 lode. La mia idea è quella di cercare di portare ai palazzi, nel palazzo, quello che il cittadino sente, quello che il cittadino necessita. Io sono arrivato ad Arezzo nel 1994, quando ad Arezzo c'erano le chiavi inserite nelle porte di casa, le macchine aperte, adesso le ragazze, le persone che viaggiavano tranquille per la città. Questa è una cosa che ultimamente non si sta verificando. Bisogna fare in modo che Arezzo torni quella che era la vera Arezzo, l'Arezzo bella, l'Arezzo vivibile, l'Arezzo che quando sono arrivato io mi sembra che era al terzo o quarto posto in Italia come vivibilità. E che purtroppo è scesa. È scesa abbastanza. Grazie ad Antonio Cuccato. Allora, si parlava di trasparenza, di numeri, di cultura. In estate Angelo Rossi è un po' sbottato, no? Su questa che c'è? Ho sentito un... Mi stai facendo tutte le domande più antipatiche, certo, che sì. Non c'è equilibrio, agli altri fai delle bellissime domande. Vabbè, ma allora mica simpatiche. A me mi devi fare sempre le cose. Tu sei un consigliere. Io non mi sottraggo mai a nessun confronto, a nessuna domanda, quindi vai libero, chiedi. Certo. Da buon radicale. No, tra l'altro quest'estate il Radio Festival, me la faccio da sola la domanda. No, nel senso, c'è stato uno scontro con il sindaco. Okay. Ma è iniziato lì lo scontro o c'era stato qualcosa in precedenza? Lo scontro non è sul merito, perché io l'ho già detto prima, cioè non è il problema di fare e investire 666 mila euro sulla lirica piuttosto che 1,8 milioni sulla cultura. Quello non è il nodo della faccenda. Io ne ho fatto un problema di metodo, che è quello che mi interessa maggiormente. Se tu hai un programma elettorale con me, è così, perché siamo stati eletti insieme, e si va insieme a fare una maggioranza, questa si basa su dei presupposti politici. Quindi tutto ciò che è all'interno del programma elettorale che abbiamo portato ai cittadini per il quale siamo stati eletti, non ha bisogno di tante cose, va benissimo. Tutto ciò da questo invece è considerato strategico, e se io ti posso dire per esempio gli investimenti che sono stati fatti per me sono strategici, c'è la necessità di condivisione con la propria maggioranza innanzitutto, vieni, dici io ho questo progetto, voglio investire 666 mila euro su un festival, voglio investire 1,8 milioni sulla cultura, io ti dirò benissimo, hai ragione, tu mi declini tutto quello che è il tuo progetto. Allora a quel punto c'è un processo democratico per il quale c'è una condivisione. Se questa cosa è assente, quindi è assente il metodo, e ti ritrovi a leggere le cifre, i numeri, che cos'è una cosa dai giornali, perché questo è avvenuto, allora io mi sento nel mio diritto dovere di eventualmente, se non mi trovo d'accordo con te, di criticarti. È normale questo, perché è mancata la condivisione iniziale che ci deve essere, e quindi è mancato il metodo. Quindi non ne faccio una questione di merito, non voglio neanche entrarci su quelli che sono i discorsi di come è stato fatto l'investimento, di quello che è, non mi interessa questo. Sentiamo che cosa su questo punto ci ha detto il sindaco, e lui entra anche nel merito ovviamente, e poi parla anche del rapporto, tra virgolette, insomma, non tanto col consigliere, ma con quello che rappresenta, cioè Forza Italia. Ho capito bene quello che tu volevi dire, perché se lui dice che entra nel merito, vuol dire che, ecco, cioè, tu non hai dato un messaggio chiaro su quello che tu volevi che fosse fatto. Poi c'è stata anche la presa di posizione di Angelo Rossi, che non so se definire o no opposizione, comunque sono state insomma critiche. Lei come la definisce? Sembrerebbe di sì, però sul contenuto, al di là del partito che lui, no, che è un consigliere di Forza Italia. Io sono convinto che l'operazione Raro Festival,
che è nata da un'idea del maestro Renzetti, di Donato Renzetti, ma che di fatto poi si è sviluppata con un'attenzione particolare da parte non soltanto della Fondazione Vivo d'Arezzo, ma lo voglio ricordare, noi abbiamo trovato per strada un media partner di primaria importanza che è Arezzo Classica, che è Sky Classica, la quale ci ha consentito attraverso un vettore internazionale di proporre il Raro Festival a 9 milioni di spettatori, 9 milioni di appassionati di musica. Quindi la prima edizione è stata ben frequentata. La prossima, che faremo il prossimo anno, sarà quella che dovrà consacrare sicuramente la importanza di un festival musicale in una città d'arte come la città di Arezzo, che dedica alla musica le sue energie migliori. Lo schema che ho voluto dare, imprimere a questa manifestazione, deriva dall'idea dello stesso Renzetti, che è ben consapevole di quanto un altro festival, che ha un altro nome e che è stato un vettore fondamentale per la crescita di una città come Spoleto, che è stato il Festival dei Due Mondi, ha comportato per quella città. Quando Menotti andò a proporla a vari sindaci delle Marche, molti gli dissero di no. Accettò soltanto l'allora sindaco di Spoleto. Spoleto, grazie al Festival dei Due Mondi, è diventata una città internazionale, una città di grandissima rilevanza, una città che del turismo ha fatto una vera industria. Bene, Arezzo si è affacciata da pochi anni a questa parte a un mercato turistico rinnovato, consapevole e dedicato soprattutto alla visitazione dei grandi monumenti, delle grandi opere d'arte e delle manifestazioni che questa città gli propone. Un festival musicale a vasto spettro, che va dalla lirica alla musica classica alle rappresentazioni rock, è la risposta migliore, l'offerta migliore che questa città possa dare nel mercato della musica. Forza Italia non mi ha mai fatto mancare il proprio appoggio, è una forza di maggioranza, le posizioni di Angelo Rossi sono le posizioni di Angelo Rossi, il partito ha chiarito in più di un'occasione che le posizioni del consigliere sono le posizioni del consigliere Angelo Rossi e non quelle del partito, quindi io mi sento ancora oggi supportato dalla totalità dei partiti che hanno contribuito alla mia elezione nel 2015. Tra l'altro Angelo Rossi con Mari Cornacchini ha dato vita ad Arezzo nel cuore, che sarà anche una lista alle elezioni, teme di essere insidiato nei consensi da una lista di questo tipo? Assolutamente no, se Angelo Rossi si preparerà come candidato a sindaco, se la dovrà vedere con il candidato a sindaco dell'intero centrodestra, anche perché lui ha detto con molta chiarezza e con una verve istrionica che gli è propria, che a domanda risponde, ma dice la lista si colloca nel centro-destra o nel centro-sinistra? E lui ha detto non lo so, decideranno i partecipanti, quindi siccome non sappiamo da che parte sta, potremmo avere anche un candidato a sindaco della lista civica Arezzo del Cuore che sta col centro-sinistra, che ne sappiamo. Allora, Angelo Rossi, la sua verve istrionica... Alessandro chiamami, che forse è bene che ci chiariamo insomma un attimino. Detto questo, cioè, che abbia dei dubbi di questo genere qui su due persone, perché io e la Mary, voglio dire, 4 anni e mezzo che siamo in maggioranza, non è mai mancata la nostra presenza, anche nei momenti in cui c'è una cosa che si chiama il 17, che è il numero di maggioranza in consiglio, e tantissimi consigli, eravamo in 17 perché c'avevamo io e la Mary, quindi gli abbiamo retto la maggioranza, gli abbiamo fatto, non esiste un singolo voto negativo di Rossi e Cornacchini nei confronti delle politiche di giunta in consiglio. Io ho pigiato per 4 anni e mezzo il pulsante verde migliaia di volte, ok? E che quindi abbia dei dubbi di questo genere qui, da che parte sto, insomma, un pochino mi sento, non lo so, il punto è che non ha capito che sia io che la Mary non siamo ortodossi. Cioè l'ortodossia ghinelliana, chiamiamola così, non fa parte del nostro DNA. Siamo persone anche critiche, anche a cui piace anche discutere, e che non sempre la vedono come lui, ma questo non significa assolutamente nulla. Cioè la critica dovrebbe essere la base anche per fare meglio, anche perché parecchie cose che sia il Rossi e la Cornacchini hanno detto in questi anni si sono materializzate, quindi insomma proprio di fuori quello che si diceva non è, insomma, rimango un po' così. Forse è meglio che mi chiami, certo. Piero? Sì, io vorrei capire perché, sì, conosco un po' com'è che si amministra, però proprio fino in fondo no. Vedo che onestamente le liti che ci sono state nel governo, le liti che ci sono ancora su questo governo, e quindi non riesco più a capire perché queste cose
a mio tempo, diciamo, non succedevano, che praticamente tra quelli che fanno parte della stessa maggioranza o minoranza non ci si capisce più, oppure non ci si sente più, non ci si parla più, perché tu, Angelo, dici che probabilmente al momento in cui sono state fatte tutte queste cose e decise queste cose, in poche parole, non sei stato interpellato o non interpellato abbastanza. Non è che sono interpellato, Angelo Rossi, cioè, ti posso interrompere, scusa, ti rispondo immediatamente. Sono state fatte, tra l'altro l'ha fatta la Lucia Tanti addirittura, degli incontri importantissimi che era ogni assessore pigliava e spiegava le proprie politiche dell'anno, diciamo così, con la propria maggioranza, e che mi pare giusto per il discorso che si faceva prima, perché noi siamo partiti 5 anni fa con un progetto e con delle tematiche e poi se ne sviluppano altre nel corso d'opera, è normalissimo questo. Però metti a corrente la tua maggioranza, l'ha fatto la Lucia, l'hanno fatto il Comanducci, l'hanno fatto tutti, non l'ha fatto lui. Il sindaco, per le politiche che gli erano di competenza, gli era stato anche a più riprese invitato. A questo io posso. Sì, però cioè, le decisioni le ha prese. Esatto, è quello il punto. Però l'ha fatto senza condivisione. A quel punto manca il metodo, insomma. Poi se ne può anche discutere anche privatamente, ma per discuterne privatamente bisogna innanzitutto sentirsi, poi dopo se ne parla anche. Quindi, ecco, può succedere che nella stessa maggioranza ci siano appunto questi contrasti, perché non ci si parla, perché non ci si capisce, perché non si affrontano veramente i problemi come dovrebbe essere fatto. Cioè, vale a dire che il parere di più persone è chiaro che illumina di più il progetto, no? Quindi ecco. E a quanto vedo, insomma, per dire, allora questo... Ma è una questione di condivisione, cioè questo... Io per farti l'esempio, il dottor Barbetti, che è il responsabile della fondazione, non è che ce l'ho particolarmente con la fondazione, però devo dire, io sono nella commissione cultura, è stato invitato a riferire le politiche della fondazione 3 volte dalla commissione cultura, non si è presentato nessuna delle 3, con uno sgarbo istituzionale anche piuttosto... notevole. Io quindi, cioè, voglio dire, come consigliere, come membro della commissione cultura, mi sono sentito offeso, tant'è che la presidente ha chiesto una reprimenda nei confronti del dottor Barbetti, e non so se gli è stata mai fatta, ma questo per dire è il metodo. Se si agisce con un metodo così gerarchico, per il quale fai fuori anche quelle che sono le dinamiche normali che ci devono essere in democrazia, allora a quel punto qualche problema c'è, ma è di metodo, mi spiego. Nel merito io non voglio assolutamente entrare. Del merito si può discutere nelle sedi opportune, insomma. Quindi è questo 7 che tu hai dato. Questo 7 poteva essere un 10. Sì. Poteva essere un 10, poteva essere un 10. Arezzo nel cuore è nato. Quindi è un 7 un po' di comodo. Cioè, insomma, non no? È che l'ha fatto Angelo Rossi e Mary Cornacchini, è nato per spinta dei cittadini, per i problemi che ci sono di degrado, che ci sono, esistono, e negarli è qualcosa che non va bene. Perché allora, io ti faccio l'esempio della Mary Cornacchini, ha fatto 4.800 segnalazioni, quasi 5.000, alla mia di 4-5 al giorno. Se voi andate a consultare la pagina e tutto quanto, dietro non è facile. No, no, e lei segue tutto dalla segnalazione fino alla risoluzione. Allora io ti dico una cosa, l'85% delle sue segnalazioni sono state risolte. Questo che significa? Che chi amministra ha amministrato bene. Ecco. Una persona sveglia cosa fa? Questa mi fa la segnalazione, io risolvo il problema, tolgo il degrado lì, mi faccio bello, perché l'85% di questa roba qui io l'ho risolto e amministro io. E invece no, diventiamo un problema con la segnalazione. E questo è sciocco, perché siamo una risorsa, ma una risorsa enorme. E io ti ripeto, questa cosa nasce non da noi ma da cittadini. Siamo partiti prima col gruppo di WhatsApp, erano in 100, poi si è aperto quello di Facebook, erano 1.300, poi si è aperto la pagina, sono 3.500, ci sa contatti giornalieri con decine di persone. Siamo passati a fare il questionario, perché quello che diceva l'Alterini è bellissimo, ma noi l'abbiamo già cominciato, siamo già andati sabato scorso al mercato, abbiamo fatto 150 questionari messi lì e con la gente che ha detto la sua sulla sua rete, come la vorrebbe, quali sono i problemi, e stileremo una statistica quando avremo intorno ai 1.000, mille cose. Quindi noi siamo già partiti, ma perché è la gente che è inutile negare, cioè se c'è qualcosa che non funziona e ti ritrovi la spazzatura che travarica per terra, è un dato oggettivo, non ne puoi fare a meno. Quello che puoi fare è dire, ok, allora che fortuna che c'ho un carro armato come Mary Cornacchini che mi arriva lì e mi piglia, mi segnala questo disservizio, io lo risolvo.
io lo risolvo. Ma lei non perché è li sindaco, risolvono? Questa... No, ma lui chiaramente. E quindi prende aver preso quella che è una ha fatto risorsa. Quello che dovrebbe fare un sindaco, insomma, hanno preso tra tutti, cioè io parlo di giunta e sindaco, ciò che è una risorsa vera per questa amministrazione come un nemico. E questa è una cosa che deve cambiare, assolutamente. Cioè nemico nel senso che... Nemico nel senso che anche l'assessore Sacchetti a più riprese ha sbottato nei confronti della Mary perché... Cioè, perché lei ma non rompe le scatole, lei aiuta, ti segnala dove c'è il disservizio, ti segnala dove c'è la siringa, ti segnala dove c'è il bidone che è pieno e stracolme. Quello è importantissimo, ragazzi, se non si fa questo che si fa? Insomma? Allora, dice Angelo Rossi, noi quello che voi vi proponete di fare, dice già lo facciamo, quindi ecco, è una cosa un po' diversa? Ma allora, fammi permettere un passo indietro sul discorso della cultura. Sì. No, ci mancherebbe altro. No, un passo indietro sul discorso della cultura, perché io ho seguito, ma senza esprimere giudizi, sulla provocazione che aveva lanciato Angelo. Io onestamente l'ho intesa in questo modo, poi così con l'occasione che Angelo è presente può chiarire se ho capito bene o altrimenti no. Il raffronto e il tema che aveva sollevato Angelo e che io condivido in pieno sull'impostazione è dire bene Arezzo, città della cultura, città turistica. In questo caso però il messaggio era torniamo a essere anche produttori di cultura. Se facciamo un paragone con Arezzo Wave, ed Arezzo Wave era un festival organizzato da aretini che serviva per trazione, cioè arrivava le persone da fuori e fruivano di Arezzo Wave. Probabilmente era forse un po' questa, Angelo, no? Forse anche l'impostazione. C'è stata una sorta di esternalizzazione, vuol dire, del servizio? Beh sì, un pochino sì, è vero questo. No, io l'ho compresa in questo modo, più, certo. Quindi era come il passaggio che io ho compreso era questo. Per quanto riguarda il percorso, allora Angelo Rossi è un amministratore e quindi lui naturalmente dopo 5 anni di mandato, a mio avviso, no, uno dovrebbe ricevere anche dai cittadini, oltre le segnalazioni, la vicinanza al territorio, il questionario, benissimo, ma anche un feedback sul lavoro svolto in questi 5 anni. Mm-hmm. Questo io la intendo in questo modo. Noi partiamo... Dal nulla, partiamo da un'associazione culturale e veramente le persone ci hanno chiesto di dire bisogna cambiare qualcosa, ci vogliamo impegnare nella cosiddetta cittadinanza attiva, quindi essere propositivi, far nascere delle idee, che poi queste idee noi sgombriamo il campo da qualsiasi equivoci, il campo su cui vogliamo giocare è quello del centrodestra. Quindi su questo potrebbe esserci un dialogo anche col, che so, se si ripresenta Ghinelli? Assolutamente, noi, nel senso, se Alessandro Ghinelli ritiene di fare un altro mandato, io ancora questo non ci abbiamo parlato, sicuramente ci sarà un motivo di confronto. Cioè noi siamo una lista civica moderata di centrodestra e vogliamo far crescere unito il centrodestra e che sia Vincenzo. E Arezzo del Cuore avrà un candidato a sindaco? Ma che stiamo scherzando? No. Assolutamente, cioè, mi ha fatto sorridere prima Alessandro quando ha detto quella frase che devo voglio fare candidato sindaco, ma non è assurdo. Ma no, ma tra 10 anni probabilmente sì, che ne so, tra 5 o mai, però no, non adesso. Ora Alessandro ha questa cosa della riconferma, se lui si smuove con decisione per essere riconfermato, è certo che avrà il nostro appoggio e che si deve appoggiare, abbiate pazienza. Ma infatti io sono sconcertato da certe cose che girano intorno, secondo me è molto più semplice e banale la cosa. Arezzo nel Cuore ha una base di consiglieri e di gente che ha le tematiche della sicurezza, del degrado come cardine principale. Siamo quasi una cosa tematica. È ovvio che siamo una lista impostata per il centrodestra. Voglio dire, è una cosa naturale. A me mi pare anche... Alessandro, c'è un passaggio che ha detto Rossi che non si sa se stanno a destra o a sinistra perché decideranno gli iscritti. E io, Alessandro, io sono per la democrazia, voglio dire, ho un'associazione, in 3 settimane abbiamo 212 iscritti, ok, che hanno pagato anche 20 euro l'uno, quindi insomma non sono iscritti fake, come si dice nella cosa, perché anzi stanno portando un bellissimo contributo. Io devo ascoltare la gente che dice e farò l'assemblea con la quale ci saranno le proposte e sicuramente nessuno andrà contro il Ghinelli se si ripresenta a Ghinelli, questo mi pare più o meno scontato, però i principi democratici per i quali si fa un'associazione, si fa un'assemblea e l'assemblea delibera, quello è normale, voglio dire, cioè andarsi a... questa è l'ana caprina, non so chi gliene ha messo in testa queste cose. Ma ti faccio un'altra domanda antipatica. Andiamo avanti. Vuoi fare proprio audience stasera? No, ormai.
No, no, dico, ma queste basi, no, che, su cui appunto si fonda anche Arezzo del Cuore, non erano anche quelle di Ora Ghinelli? Perché mi ricordo alle presentazioni si parlava del degrado, c'era la mappa interattiva, nel senso, non era un po' la se stessa cosa. Io e la Mary abbiamo deciso, io ormai da tempo immemore, perché sono stato 3 anni addirittura nel gruppo misto, io sono uscito più o meno quasi subito, la Mary successivamente, se abbiamo deciso di abbandonare quell'esperienza lì è perché l'abbiamo giudicata non positiva. È ovvio, quindi anche determinate cose che quella lista civica si era promessa di fare, noi le volevamo fare, le faremo e le stiamo facendo con Arezzo nel Cuore, con la Mary, con il degrado e tutto quanto. Quindi cioè, è un'esperienza con la quale ci siamo allontanati, non solo per motivi ideali, ma anche personali. La pubblicità. È normale. Insomma. È ora che Enni, insomma. Non è stata una gran cosa, no. Ma quanti consiglieri sono rimasti in consiglio? Sergio Ghinelli, dovrei fare il conto, vabbè, non me lo ricordo. Più di uno? No, sono 4-5. 4-5, sono ancora 4-5. Vabbè. Sì, sì. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Eccoci tornati, ultimissima parte. Chiedo, ecco, a Simone Pietro Palazzo, che ha ascoltato così... Sono fatto una cultura sulla cultura. Cultura sulla cultura. Perché qui diciamo che appunto i piani sono due: uno quello della modalità, no, del dialogo interno o mancato dialogo alla forza di maggioranza, chiaramente però ha fatto scalpore o quantomeno ha fatto polemica anche l'entità, no, di quanto è stato investito appunto il Raro Festival e tutti gli altri costi della cultura. Poi c'è stata anche la vicenda, no, della nuova sede della Polizia Municipale, anche quella ha creato polemiche, certo, sia per la locazione sia anche per il costo. Quindi come ne esce la Giunta dal punto di vista, ecco, di questi investimenti anche di fronte ai cittadini? Ne parliamo, però volevo fare un quadro d'insieme. Sì, no? Facciamo il quadro. Perché altrimenti si va a parlare del lago nel pagliaio e si è esordito tutti, al limite si riesce difficile essere coerenti se non si fa questo ragionamento. Quando Piero diceva le attività sono state lasciate sole, l'attenzione per i piccoli, per le attività, per i cittadini, giustissimo, però nessuno, io in questo da cittadino aretino, un po' per campanilismo, un po' perché sono una persona che crede nell'unità di questa maggioranza, del centrodestra aretino, insomma unito, che ha espresso prima con Lucherino e con Ghinelli sicuramente degli anni di buon governo e hanno cambiato la città invece che, come dire, tenerla su una cappa grigia. Il concetto della difesa di Arezzo contro le corazzate, perché questa amministrazione, di cui Angelo è un po' scontento, un po' contento, però è dal 2015 che opera, no? E nel 2015 non è che in Toscana ci fossero tanti esempi di centrodestra vincente come quello che avevano contribuito a far vincere loro. Abbiamo, come dire, rotto un po' gli schemi. Io leggo il giornale, acquisisco anche delle informazioni grazie alle conoscenze dirette con dei partecipanti, ma finalmente abbiamo visto il ruolo di un Arezzo che non è succube né subina, prima di Firenze e poi di Siena. Abbiamo visto lotte sui posti degli ospedali, abbiamo visto lotte per la Camera di Commercio, nessuno, ma ecco, diciamo, delle attività ha rimarcato il fatto che la sede, il più importante della Camera di Commercio, è rimasta ad Arezzo. Va fatto un plauso al dottor Salvini, ad esempio, che ha difeso le imprenditorie aretine. Si sta discutendo su delle direttive, delle disquisizioni che sono importantissime, ma in un contesto molto più grande. Cioè, io non penso che Ghinelli o la signora Luisa, che ha votato Ghinelli nel 2015, ho dato la preferenza all'amico Angelo, gli abbia detto: oh, voglio solo la cultura, sta città, mi raccomando ragazzi, c'è pochi concerti. Io personalmente penso che gli abbia detto: me la girate come un calzino, perché la rabbia è stata tanta. Ricordatevi, perché qui se no si fa filosofia, no? Ma bisogna parlare di numeri. Angelo ha fatto una campagna elettorale dove al primo turno Ghinelli era arrivato secondo rispetto alla coalizione guidata dall'amico Matteo Bracciari. Al ballottaggio è stato scelto chi dei due preferire. E quindi volevo dire, gli aretini hanno visto nel metodo, nella persona di un professore universitario, di un ingegnere e di una squadra che avrebbe costruito un modello.
Quattro anni personalmente, sono abituato un po' a vederli, leggerli, i bilanci di lavoro, so benissimo che un'azienda si deve assestare, il 70% delle aziende muore nei primi tre anni, qui sono già i primi problemi, se nascono dopo quattro anni e mezzo penso c'è da essere più che contenti. Dire che giudicare un 7 da un 10, per usare i numeri che abbiamo tutti citato, solo per la questione del raro festa e della cultura, secondo me è veramente minimale, dozzinale, quello, sicuramente ci saranno anche altre cose, Angelo, dai, io non ci voglio credere, soprattutto non posso credere che in una maggioranza si dialoghi sulle pagine di Facebook o sui giornali. Io insomma penso che se disturbiamo in memory personaggi aretini della Prima Repubblica ci riderebbero dietro se fosse così. Mi auguro che alla lunga l'intelligenza e la capacità, perché la bellezza di questa coalizione è stata anche mettere insieme tante persone, penso alla citata Lucia Tanti che ha fatto tantissimo per il sociale, di cui mi onora un'amicizia personale, a Comanducci che abbiamo detto prima aver fatto quelle iniziative. Tutti Lucia Tanti, io non lo volevo dire. Sì, già mi sento nominata da questa cosa. Dato che il mio discorso è un po' contro tendenza, lo finisco. Non la dovevi, perché? Dovevo, perché voglio... nominato la Lucia Tanti, ora me lo dici. Perché nel sociale questa città ha fatto tanto? Domanda a me. No, non ti domando. Con il microfono in mano. Pensavo io. Chiediglielo a te. Certo. Finivo il discorso. Ma allora volevi la domanda. Finivo il discorso e tu mi hai fatto una domanda, io sono abituato a rispondere. Non sono un esperto di musica classica. Penso che Arezzo, come città natale di Guido Monaco, si debba dotare per storia e coerenza di qualcosa in tal senso. Lo decideremo dopo, perché i bilanci prima si spendono ma si guarda dopo l'effetto. Penso che il dialogo non sia mai negativo e, ripeto, mi sono meravigliato che sia mancato in maggioranza. Io ritengo che la vera questione è che Angelo si è ritrovato in un ruolo che non aveva cercato. Cioè, tutti lo attaccano, lui ha detto delle cose giuste o sbagliate che possono risultare. La vera nota politica di questo aspetto è che anche noi con l'associazione rimarchiamo, ragionando di argomenti, ritirando fuori anche esempi del passato, proprio perché oggi non c'è formazione, c'è solo divulgazione, c'è solo spot, è che oggi ad Arezzo chi amministra riesce a fare sia l'amministrazione che anche l'opposizione, perché l'altra metà di quei non 17 non riesce a trovare argomenti o argomenta bene alcune cose per cui andare contro questo tipo di amministrazione. Cioè, tu dici, non c'è l'opposizione, cioè, la deve fare un giorno. Diventa, come dire, il sussurrare in orecchi di una persona che pone un disguido come un qualcosa, come un'arma politica. Allora, siamo stati, la domanda è, talmente bravi che siamo riusciti a fare sia maggioranza che opposizione. Questo verrebbe da dire, perché facciamo qui tutto vicino, a 30 km neanche da Arezzo, si vota per domenica per le regionali in Umbria, no? Abbiamo visto e imparato che l'Umbria, detta dalla bocca del nostro premier, l'avvocato professor Giuseppe Conti, è poco rilevante perché c'ha più abitanti la provincia di lei. Io penso che l'Umbria, con la quale abbiamo anche degli screzi campanilistici, ma sia un territorio molto simile a quello aretino. La Val Tiberina non si capisce dove finisce la Toscana, dove inizia l'Umbria, tanto per dire, ci sono fiorfiori di aziende, molte hanno delocalizzato in Umbria. In Umbria si diceva una volta c'erano i compagni furbi e quelli non furbi li avevamo. Abbiamo noi. Ora erano talmente furbi che poi abbiamo visto come sono andati a finire. E penso che domenica vincerà un modello che è quello del centrodestra. Bene fare un tagliando, anche se lungo, anche se deve essere oleato, deve essere discusso, però non penso e non vorrei rivedere questa città nel marasma di una classe dirigente che ormai si è talmente abituata a stare all'opposizione che non avrebbe le capacità di tornare al governo. Intanto dimmi, sì. Volevi chiedere che mi cade la tanti? Sì, no? Io sono rimasto un po' fuori e quindi... cioè, tutti ti fanno le domande sulla Lucia Tanti, ma cosa è successo? io non l'ho capita, spiegaci un attimino. Io che ti devo spiegare, a legge da questo fantasma dall'inizio, poi purtroppo Simon Pietro fa tutto da solo. Ho citato tutti gli assessori, ad oggi assessori è vero, anche brava. È vero. Ma si è scordato la magia, ad esempio. Avete una repulsione verso... No, nessuna repulsione. Ora. Allora, io con la Lucia ci penso, credo di esserci anche amico, tra l'altro, nel senso che ho un rapporto personale. C'eri? No, tuttora. C'ho un rapporto personale di confidenza, io credo, spero anche di amicizia. Proprio una persona che stimo anche intellettualmente. Cioè mi interessa sapere, perché... Una che veramente, voglio dire, c'è un po' di deserto. La Lucia è una che ha l'intelligenza e la cultura che spicca, assolutamente. Questa è una cosa indiscutibile. A me piacciono le persone intelligenti di cultura, quindi la Lucia mi piace.
non c'è nessun tipo di preclusione, roba simile. Io, la posizione di Forza Italia è una posizione, penso che sia comprensibile a chiunque faccia politica, voglio dire, la Lucia è stata, anche se nominata direttamente dal sindaco, è stata nominata per chiamata di Forza Italia, che gli ha dato un lotto di nomi nei quali c'era lei, altrimenti lei sarebbe stata a fare altro. Quindi, cioè, è diverso essere eletti da essere nominati. Questo è essere nominati. A un certo punto prendi una scelta coerente, giusta. Io, cioè, voglio dire, non c'è niente in contrario a quello che ha fatto lei, legittimissimo. È uscito Toti, lei ha seguito Toti, un percorso anche interessante da seguire, secondo me, comunque da capire, e ha fatto questa scelta. Ovviamente la prima cosa che fai è dimetterti, cioè lasci il posto che ti era stato dato da un partito, era il suo partito, e quindi questo qui è il lavoro che ha fatto lei. Ma più che altro ha messo in difficoltà anche il sindaco in questa maniera. Da agosto la vera verifica né Angelo Rossi, perché queste sono cose che a me fanno anche sorridere, la vera verifica è tra Forza Italia e la Lucia, e sono ormai, siamo a novembre, sono 3-4 mesi di tu non sei nemmeno da verifica. Io non so assolutamente niente, perché fa il partito, fanno loro, è una cosa io so che è in via di risoluzione, e mi auguro con tutto il cuore che si risolva nel miglior modo possibile per tutti. Detto questo, però, il problema è stato per 3 mesi di avere un assessore, cioè uno che non vuole mettere in imbarazzo il sindaco, e comunque si ha un debito di riconoscenza anche nei confronti del partito che l'ha fatta crescere per 20 anni, e si dimette. Ma l'avrebbe dovuto far lei, non doveva essere Forza Italia a dire ti devi dimettere, comunicati anche antipaticissimi, perché ci sono state cioè una vera e propria guerra c'è stata, e questo è antipatico. Cioè uno correttamente dice: io prendo la mia bella decisione, vado con Toti, so che mi sono stato nominato da Forza Italia, mi dimetto, basta, fine. Poi dopo le decisioni le prendi al sindaco, può anche rincaricarla in altri incarichi, può fargli fare mille cose, però uno si dimette. Poi dopo la nomina, ricordatela, fa il sindaco, non la fa sì, Forza Italia. Quindi la soluzione migliore sarebbe far entrare un altro assessore di Forza Italia? Ma io la soluzione migliore non la conosco, voglio dire, è un inghippo grosso quello lì, perché purtroppo, come l'ha detto anche Alessandro, è stata anche sfortunata, perché di solito la Lucia ha un grandissimo fiuto politico, secondo me qui non gli è andata bene. Non ha fiutato bene, perché in 15 giorni è cambiato tutto lo scenario, da che è uscita lei è cambiato in 15 giorni tutto il mondo, e lei non lo poteva prevedere come non lo potevo prevedere io. Cioè è stata anche sfortunata, diciamolo così. Però al di là del supporto morale e umano di comprensione che le posso dare sulla faccenda, la soluzione non era quella di mantenersi attaccata lì, cioè era quella di dire: io prendo, mi dimetto, e si trova una soluzione collegiale tutti insieme. Io spero che la trovino. Ma guarda, sono tutte persone intelligenti, perché qui si parla di Bernardo Mennini, di Maurizio Dettori, cioè tutta gente che è straordinaria a livello politico. Anche la Lucia lo è, anche il sindaco, quindi alla fine una quadra la trovano. Il problema è che da agosto, quindi sono 3 mesi, avrebbero avellato, insomma. Io sono stracco di questa cosa, ve lo dico. Chiudiamola e via. Come insomma. Si chiude però, Simon Pietro? Beh, io da un punto di vista condivido la fase finale del discorso che ha fatto Angelo Rossi. Conosco queste persone come persone che hanno sempre cercato di costruire e non di distruggere, quindi non ho timore alcuno che si vada a una soluzione. Tutto in mano al sindaco, però bisogna anche un attimino, se siamo una coalizione che appoggia un sindaco, questo vale per Alessandro Ghinelli Arezzo, ma vale per qualsiasi altro sindaco di centrodestra in provincia di Arezzo o in regione Toscana, le forze che compongono quella maggioranza devono avere un maggior dialogo, e soprattutto un dialogo costruttivo. Lui parla di missioni di Lucia, certo è l'assessore al sociale, un assessore importante, a 6 mesi dal voto, con operazioni avviate e portate in fondo, non da ultimo è stato riaperto ad esempio con noi in egregia regia l'iniziativa con Caritas per il dormitorio. Noi ci dimentichiamo che ci sono tutte le notti 20-30, tu hai fatto anche il volontario, mi ricordo. Sì, ma però te lo dico, quindi subito, ci sono, nessuno è indispensabile nella vita, cioè, il dormitorio si apre uguale, attenzione, nessuno nella politica non è Cristiano, nessuno nella politica casino, è indispensabile, insomma, Angelo, perdonami, però non interrompiamo, sennò la gente non no, ci scusami, capisce niente, non ti interrompo, ma non è puoi fare, però dico, io faccio un ragionamento in cui invito al buon senso. Io dico una cosa: se Forza Italia, che è un partito che ha
costituito, costruito, è stato anche una spina dorsale all'inizio di questa maggioranza 5 anni fa, a oggi 5-7, non si è capito, poi diciamo 7 consiglieri comunali. È giusto che vada anche dal sindaco e chieda un assessorato. Io l'ho sentito con le mie orecchie in una emittente radiofonica cittadina che Alessandro Ghinelli ha detto non me l'hanno chiesto. Ecco, magari raccontateci questi aspetti, se è vero o non è vero, perché andare a prescindere di tutte le ragioni o non ragioni, a chiedere solo la testa di una persona perché ha cambiato, tra virgolette, partito, ma può essere anche il partito che ha cambiato alcune linee guida, perché io penso che la Lucia finora l'ho conosciuta in Forza Italia. Io ci ho fatto un apparentamento nelle uniche elezioni provinciali dove si è portato il centro-sinistra al ballottaggio. È sempre stata una persona coerente col suo mandato e con il mandato dato, come ha preso anche dato a Forza Italia come visibilità e quant'altro. Quindi non vorrei che sia una questione personale, e non lo voglio pensare, perché quelle persone che tu hai citato le conosco e non le riterrei capaci di questo, penso neanche se rinascono. La quadra è in mano alla persona del sindaco, e il sindaco sicuramente troverà una soluzione. 3 mesi, 2 mesi, 1 mese, ma io direi a farla bene la ciambella, no col buco senza buco, io direi a farla bene, perché sono gli ultimi 6 mesi, sono il governo di questa città. Qui si vede chi ci tiene e chi non ci tiene, perché se uno antepone il proprio io a qualsiasi altra cosa, molto probabilmente, questo è il palazzo pensiero, il pensiero mio e di Amici della Libertà, di cui abbiamo discusso tante volte queste cose, abbiamo deciso di non entrarci. Però è giusto le foto raccontarle tutte, prenderle da tutte le giuste angolazioni. Io penso che prima di dire tolgo, metto, devo fare una valutazione su quello che è stato fatto. Se un partito si sente carente di un qualcosa, è bene che lo richieda. Però ricordo, Forza Italia è un partito che ha governato tanto e sta governando bene, ha presidente partecipato, la presidenza del Consiglio Comunale, è ben rappresentato da giovani che sono anche capaci e hanno fatto tanto impegno. Tu prima hai citato anche qualche iniziativa. Io non ci voglio vedere, insomma, né la malizia né altro. La scelta di Lucia, giusto o sbagliato, è stata una scelta a livello nazionale, su un commento, su un partito che non è qui il momento di discutere o non discutere. E certo è che, come lei ha seguito, Giovanni Toti, l'hanno fatto anche altre persone a livello provinciale, perché all'interno di quel partito era giunto un momento in cui si doveva capire di che cosa si parlava domani, che cosa doveva fare domani, perché comunque un partito che da un risultato passa un altro, le stesse persone che hanno portato il partito a quel risultato non possono essere le persone che lo riportano a lì, perché sennò l'avevano già fatto. Allora, questo è un discorso, diciamo, che si chiude qui. Sì. Sono discorsi un po' lontani dai cittadini. Sicuramente chiedo, sì. Più che altro se parliamo di Arezzo 2020, oramai questa è storia. Se bisogna guardare avanti, per me questa oramai è storia. Cioè, qualsiasi. Io l'ho detto, mi ha avvillato questa storia, mi ha annoiato in una maniera mortale. Io spero che si risolva velocemente. Scusate telespettatori che avete dovuto subire la storia della sì, tanti. La storia della tanti. Sì, vai, chiudi. Sì, allora io ho capito che Angelo Rossi sta bene a fare la minoranza nella maggioranza. Oh, quindi l'opposizione non la fa, lo dicevo io, me l'hai ragione. È bellissima questa cosa che hai detto. Il sindaco ha detto che puoi essere anche del centro-sinistra. Okay, appunto, quindi tu forse probabilmente quel centro-sinistra, insomma, non... Facciamo un bocca al lupo a Civitas e Etruria Arezzo, ne riparleremo sicuramente nei prossimi mesi, così come ad Arezzo nel cuore. Grazie a Simon Pietro Palazzo, Associazione Amici della Libertà. Ma voi avrete una lista? Allora, noi siamo sempre stati, diciamo, con l'idea siamo nati di portare avanti una componente che nel centrodestra attuale era un po' moribonda, che era quella dell'anima cattolica, democratica, europeista, popolare. Quindi noi siamo nati e cresciuti con questa idea. Ha riscosso successo attraverso delle iniziative aperte, e penso che la chiave di volta delle prossime elezioni sarà appunto trovare persone che nel cosiddetto centro morbido moderato possano trovare nell'amministrazione, io mi auguro quella Ghinelli per il secondo mandato, la lista giusta da votare. Se è così, gli amici della Libertà sono già stati a parlare con il sindaco Ghinelli e hanno già dato la loro disponibilità, poi nei modi e nei tempi che ci chiederanno. Grazie anche a Piero Franchini, alla prossima settimana.